volevo commentare che questo è piccolo cortometraggio, mi sembra che dura 3 minuti. È stato un gioco. Un giorno stavo all'università a fare delle cose particolari, allora mi è venuto in mente di fare questi cortometraggi, di partecipare a un festival internazionale. Sarebbe il secondo anno che si realizzava questo festival internazionale che si chiama Internet Cinecittà Internet Film Festival, no? Avevo letto in internet questi festival, no? Allora mi è venuto in mente di girare qualcosa. E come lavoravo per l'università cinematografica, l'unica cosa che ho fatto, ho preso una videocamera, no? Ho preso una videocamera e mi sono inventato un'idea. Allora, da solo, ho trovato una ragazza carina, cioè, faceva la barista. Allora, le ho detto, sì, le piacerebbe fare una parte in un cortometraggio, no? Le ho detto, sì, ci provo. Aveva, in quel periodo aveva la voglia di diventare attrice, diceva che voleva diventare attrice. Piccoletta. Allora, che ho fatto io? Ho detto va bene, giriamo questa domani a mezzogiorno. È venuta, non sapeva dove dovevamo andare. Allora ho preso, l'ho portata sotto, eravamo a Via del Tritone, cioè vicino a Piazza Barberini, sempre qua a Roma. Siamo andati sotto questo palazzo enorme. Terra, che non c'era nessuno, non ci vedeva nessuno, non ti sentiva nessuno, era brutto, sporco. Allora abbiamo girato questi cortometraggi lì, come gioco. Lei si è prestata, non pensavo che poteva piacere, però è stata una bella idea. Io l'ho fatto con l'intenzione di vedere se ti piaceva. Il risultato è che l'ho mandato a questo festival internazionale e ha vinto il primo premio della giuria, dove c'erano questi grossi personaggi del cinema, no? Dario Argento, Pontecorvo, Rotondo, Peppino Rotondo, un direttore, grande direttore di fotografia, vincitore del Gatto Pardo, si chiama del film Il Gatto Pardo, mi sembra che si chiama il film, no? Che ha vinto l'Oscar come mio fotografia, va a passare dietro, non mi ricordo. Pontecorvo pure, un altro grande del cinema come direttore di fotografia e regista, qualcosa del genere. Se non mi ricordo molto bene. Dario Argento, un regista, Splatter, ha detto che le è piaciuto il film, questi piccoli film. Certo, è una cosa insignificante perché è piccolino, no? Però dicevano che le metteva paura. Penso di più che non era paura, dava fastidio, sì. È appiccicoso. Comunque tutti quelli che l'hanno visto hanno detto che è così. Insomma, questi qua ha vinto un premio internazionale, di cui lo ha vinto nel 2000, nella seconda edizione. Ancora si vede in giro in internet. Chi lo vuole andare a visitare può vedere. Però era l'inizio di questa cosa, di questa fatica. Comunque, io continuo andando in internet e speriamo che si riesca a mettere qualcosa in più ancora, più avanti. E forse con il passare del tempo vedrete qualcosa di più bello, qualcosa di più interessante. Tutto lì. Grazie.